Podfast Amco, la cardiologia basata sull'evidenza. Rubrica di aggiornamento scientifico a cura dell'area giovani Amco. Questa edizione del Podfast Amco è a cura del dottor Pasquale Paulisso della Cardiologia Universitaria dell'ospedale Galeazzi Sant'Ambrogio di Milano. Salve a tutti, sono Pasquale Paulisso. Sono molto felice di essere qui oggi a parlarvi di un recente lavoro del nostro gruppo di ricerca guidato dal professor Raffaele Marfella dell'Università Van Vitali di Napoli, pubblicato sul New England Journal of Medicine, relativo alla presenza di micro e nanoplastiche nelle placche carotidee e della loro associazione con gli eventi cardiovascolari. Prove emergenti indicano che l'esposizione ambientale rappresenta un fattore chiave, ma spesso trascurato, di rischio per le malattie cardiovascolari. Nello specifico, le micro e nanoplastiche che sono particelle derivate in gran parte dalla degradazione chimica o meccanica delle materie plastiche, stanno emergendo come potenziale fattore di rischio per le malattie cardiovascolari negli studi preclinici. Dati sperimentali in modelli animali suggeriscono la capacità delle micro e nanoplastiche di favorire lo stress ossidativo l'aggregazione piastrinica, la senescenza cellulare e le risposte infiammatorie nelle cellule endoteliali e immunitarie, promuovendo una serie di alterazioni sfavorevoli a livello cardiovascolare. Le micro e nanoplastiche sono fondamentalmente disperse ovunque nell'ambiente e l'identificazione di tutte le potenziali fonti nell'uomo e per l'uomo è quasi impossibile. Possiamo dire che le micro e nanoplastiche sono state trovate nell'acqua potabile, in un'ampia gamma di alimenti, nei prodotti cosmetici e anche nell'aria sotto forma di particolato inalabile. In generale quando si parla di microplastiche ci si riferisce a particelle del diametro inferiore a 5 mm. Se invece il diametro è inferiore a un micrometro si parla di nanoplastiche. Per quale motivo il diametro è così importante? Perché è intuitivo che più piccole sono le dimensioni di queste particelle, più è facile sarà per loro entrare nel corpo umano. Per esempio le nanoplastiche possono entrare nel nostro corpo attraverso l'ingestione, inalazione o addirittura per contatto. Abbiamo condotto uno studio prospettico, multicentrico, osservazionale, su pazienti sottoposti ad endoarterectomia carotidea per malattia carotidea asintomatica. L'obiettivo dello studio è stato duplice. Il primo, dimostrare la presenza di micro- e nanoplastiche all'interno della placca aterosclerotica. Il secondo, quello di fornire una prova di un'associazione tra la presenza di queste micro e nanoplastiche e un rischio maggiore di eventi cardiovascolari avversi. I campioni di placca carotidea asportati sono stati analizzati per la presenza delle micro e nanoplastiche con l'uso della cromatografia, spettrometria di massa e microscopia elettronica. Biomarcatori infiammatori sono stati valutati con immunoestochimica. L'endpoint primario è stato un composito di infarto miocardi miocardico, ictus e morte per tutte le cause. Tra i pazienti che presentavano evidenza di micro e nanoplastiche nelle placche carotidee rispetto ai pazienti con placche che non presentavano micro e nanoplastiche. Un totale di 304 pazienti sono stati arruolati nello studio, di cui 257 hanno completato un follow-up medio di circa 34 mesi. La presenza di plastiche nei campioni carotidei è stata dimostrata dalla spettrometria in quasi il 60% dei pazienti. In particolare è stato rilevato il polietilene, principalmente tra le micro nanoplastiche, e una quantità minore di polivinilcloruro. La microscopia elettronica ha rivelato particelle estranee visibili dai bordi frastagliati tra i macrofagi della placca e sparse nei detriti esterni. La presenza di micro e nanoplastiche è stata correlata a un aumento di infiltrato di macrofagi e linfociti e di citochine infiammatorie e di collagene all'interno delle placche carotidee. I pazienti in cui sono state rilevate le micro e nanoplastiche all'interno delle placche carotidee presentavano un rischio di quattro volte superiore ad andare incontro all'endpoint primario composito rispetto ai pazienti con placca ma assenza di micro nanoplastiche. Per la prima volta... Questo studio ha documentato un'associazione tra la presenza di micro e nanoplastiche e un aumento del rischio di eventi cardiovascolari avversi. Per approfondire il possibile ruolo causale delle micro e nanoplastiche nelle malattie cardiovascolari, Studi futuri condotti su corti prospettiche di grandi dimensioni saranno necessari per valutare l'esposizione degli individui all'inquinamento legato alla plastica, le possibili vie di assorbimento, l'esistenza di un limite di sicurezza consentito, la corrispondenza tra l'esposizione e l'accumulo nei tessuti, la tempistica tra l'accumulo, lo sviluppo delle malattie cardiovascolari. E i meccanismi patologici innescati dalle micro e nanoplastiche. I dati ottenuti da questi studi consentiranno di progettare strategie preventive o addirittura terapeutiche. Al momento sappiamo che la loro presenza è un marker di aumento del rischio cardiovascolare. Non disponiamo ancora di strumenti diagnostici in vivo che ci permettano di diagnosticarne la presenza all'interno delle placche e delle pareti vascolari. Tuttavia, possiamo ad oggi valutare la presenza di nanoplastiche in circolo e possiamo utilizzare questo dato come surrogato dell'esposizione dell'organismo a questo agente cardiotossico. Il rilevamento delle micro e nanoplastiche Deve quindi essere considerato un ulteriore fattore di rischio cardiovascolare che dovrebbe giustificare un più stretto e attento follow-up clinico dei nostri pazienti. Le prove esistenti suggeriscono quindi che la riduzione della produzione e dell'uso della plastica e il miglioramento dello smaltimento sicuro dei rifiuti plastici produrranno benefici non solo per l'ambiente ma anche per la salute umana. Grazie a tutti per la vostra attenzione.